Benvenuti telespettatori e appassionati di volley a una nuova puntata di Sottorete. Sono tanti i contributi filmati in questa puntata, per cui inizio subito dai risultati e inizio dalla B1 femminile con l'Automat che riposava in questo turno perché la partita contro il Sandona è stata rinviata per impegni della Nazionale Juniores al 15 aprile. E per parlarvi di Itas Citafiera Martignacco che festeggia già la permanenza matematica nella serie nazionale, nella B1 femminile, con una vittoria contro lo Jesolo. Allora andiamo subito a sentire i protagonisti, ovvero Jacopo Cuttini, l'allenatore, e il presidente dell'Itas Citafiera Martignacco, Bernardino Ceccarelli. Forse non stavamo spingendo a livello proprio di approccio alla partita, non stavamo spingendo come dobbiamo fare un po' con tutti. L'avevo notato dalle situazioni nella fase di difesa, la fase break, che di solito è il nostro marchio di fabbrica. Eravamo un po' statiche, eravamo un po' poco propositive, e lì mi ero un po' preoccupato. Però insomma la squadra è giovane ma è molto intelligente. Siamo riusciti durante proprio il primo set di sofferenza comunque ad analizzare la cosa. Con le ragazze abbiamo parlato e abbiamo detto: attenzione, così non andiamo da nessuna parte con nessuno, dobbiamo riprendere in mano quel tipo di situazione. E le ragazze sono riuscite ad applicare abbastanza velocemente anche le indicazioni. L'obiettivo è il lavoro, chiaramente, ancora più sereno, più serenamente di prima, perché prima abbiamo per forza dovuto lavorare tantissimo per riuscire ad allinearci al livello un po' del campionato, per riuscire proprio a guadagnare questo obiettivo salvezza. Adesso abbiamo la possibilità di lavorare, come facevamo prima, tanto anche, forse di più, senza quell'ansia di dover preparare per forza la partita nel minimo dettaglio, ma poter lavorare veramente a livello un po' più tecnico e tattico, però per obiettivi di medio termine, non proprio di termine anche immediato. Io avevo già annunciato alla squadra che il weekend pasquale sarebbe stato libero per tutte. Due puntatine abbiamo fatto durante l'anno di libero tutti, perché abbiamo ragazzi anche che vengono comunque da fuori regione. E loro lavorano ogni giorno, fanno 7 allenamenti a settimana, queste ragazze qua. E quindi abbiamo approfittato, avevamo programmato queste due soste, l'ultima è questa qui proprio di Pasqua, proprio per lasciare le ragazze un attimo che si rilassino prima del rush finale, poi ci mancherà un mese. Però fino a comunque sabato lavoreremo praticamente ogni giorno, quindi non credo che risentiremo a livello proprio tecnico. Questa sera le ragazze veramente giocate, a parte il primo set che ci hanno fatto un po' tremare, erano partite bene, poi probabilmente pensavano che fosse tutto facile, è merito delle avversarie che poi si sono riprese e ci hanno fatto un po' di paura. Però il secondo, il terzo e il quarto sono state sbalorditive, quindi veramente complimenti a tutta la squadra, complimenti agli allenatori, a tutto lo staff tecnico. E poi abbiamo un pubblico con calore che nessun palazzetto palestra ha un pubblico uguale al nostro, quindi gran merito a questi ragazzi di Don Larice che vengono puntualmente ogni partita e dobbiamo essere veramente grati e riconoscenti. Ecco, loro trascorrono un paio d'ore, un'ora e mezza con noi e noi siamo proprio stracontenti di questo tifo, questo calore verso le ragazze, verso la squadra. E anche quest'anno un'annata buona, diciamo positiva. Ecco, abbiamo raggiunto la salvezza a 6 partite dal termine, ecco, mentre l'anno scorso abbiamo dovuto tremare fino all'ultimo. E quindi dobbiamo essere contenti, diciamo che possiamo pensare alla prossima stagione con un po' di più ottimismo, con più di più di anche di orgoglio, anche un po' di ci mettiamo un po' di passione in più, ecco, per costruire una squadra degna di questo pubblico. Bisognerebbe tirar vicino tutte le atlete che sono in giro, tutte le atlete friulane intendo, che sono in giro, allora si potrebbe costruire una squadra veramente degna del nome, e allora sì che si potrebbe pensare a un prossimo passo, però come dicevo bisognerebbe che ci aiutassero tutte queste bravissime atlete che sono in giro per l'Italia, che speriamo
speriamo qualcuno abbia la voglia di ritornare in Friuli, dove si vive benissimo, e noi pensiamo anche di offrire una società organizzata, ecco, con i presupposti, ecco, veramente di poter anche ottenere quelle soddisfazioni che ogni atleta va cercando. Buona Pasqua da parte nostra. Buona Pasqua, grazie a voi di FVG Sport Channel che ci seguite, grazie infinite e auguri di buona Pasqua alle atlete, ai dirigenti, ai tecnici e a tutto il pubblico che ci segue. E rientriamo dal palazzetto di Martignacco per continuare a parlare di B1 femminile e di un'altra formazione regionale che ci sta dando parecchie soddisfazioni quest'anno, ovvero la Domovip Porcia, che in questo fine settimana ha vinto uno scontro diretto, uno scontro importantissimo per 2-3 contro la Coveme San Lazzaro. Ma per parlarne abbiamo in linea uno dei protagonisti, l'allenatore della Domovip Porcia, Mauro Rossato. Ciao Mauro. Ciao Silvia. Allora, questa partita, una partita che dopo i primi due set sembrava sfuggire di mano la Domovip, ma poi la tua squadra è riuscita a rimontare. Sì, sono stati due set terribili. Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta e non per niente Coveme non aveva mai perso in campionato in casa e non aveva mai perso punti, e perché loro lì battono bene, giocano veramente con intensità e sfruttano quello che si chiama il fattore campo. Noi nel primo set non riuscivamo a fare il cambio palla neanche se sparavamo alla squadra avversaria, e poi ci siamo ripresi pian pianino, abbiamo fatto qualche cambio, abbiamo sistemato un po' la ricezione, abbiamo iniziato a toccare i palloni a muro e quindi a sfruttare anche un po' meglio il nostro attacco con i centri. C'è da dire che nel terzo set eravamo sotto 24-20, anche lo speaker di casa era già che festeggiava, e poi siamo stati molto bravi fare quel paio di difese che le hanno messo in crisi. Sono salite in cattedra Marica Serafini e Stefania Positello e l'abbiamo portata a casa. Ma c'è stato anche il tuo zampino in mezzo, vero? Sei riuscito ad azzeccare anche i cambi per dare nuova grinta alle tue ragazze? Sì, diciamo che ho cercato di cambiare un attimo l'assetto della formazione, e puntando un po' di più sulle qualità della ricezione, comunque della seconda linea, rispetto alla potenza di fuoco in attacco, perché mi sembrava che questo potesse aiutare, e sono state brave a entrare subito in partita sia Letizia Poser che Sara Perrone. E mi sembra anche ci sia stata un'ottima tonon a San Lazzaro. Allora, guarda, ha avuto un attimo di difficoltà nei primi set, però è stata brava a reagire e poi ha risposto con un paio di difese sia nel tie break che nel terzo set. Che fondamentali. Sì, sono state veramente fondamentali. E ti chiedo... Se devo citare un paio di persona, anche se è brutto magari fare nomi, perché poi quando si vince in una maniera così tirata è merito comunque di tutta la squadra, però secondo me Marica Serafini e Stefania Positello sono state un gradino sopra le altre. MVP, gli diamo un MVP di questa giornata di campionato. E una cosa su questa partita, ci puoi rassicurare sulle condizioni di Franco Rossato? Perché dopo un 24-20 che poi diventa una vittoria, penso insomma che abbia messo a dura prova le sue coronarie. Penso abbia messo a dura prova le coronarie di tutti i nostri tifosi, anche quelli che ci seguivano via streaming, però vi rassicuro. Insomma, è andata bene. È
ancora qui che brontola, per cui... E allora perfetto, tutto nella norma. E ti ho chiamato anche perché voi sarete impegnati nel weekend di Pasqua, venerdì e sabato in particolare, nella Coppa Italia. Anche voi arrivati alla Final Four, Talmasson se la gioca in casa, la B2, e voi la Final Four di B1 andrete ad Orvieto. Sì, ci facciamo questa esperienza che sarà sicuramente emozionante, insomma, andiamo per giocarcela a viso aperto, è una cosa che ci dà gratificazione anche se viene in un periodo che è veramente un tour de force, perché al rientro poi abbiamo altre tre partite fondamentali, perché incontriamo Cerea che ci precede, cioè incontriamo le due squadre che ci precedono inframmezzate al derby con il Martignacco, per cui possiamo dire che sarà un po' una preparazione a questi due incontri fondamentali per la stagione, può aiutarvi ad affrontare degli scontri diretti. Questo ci può aiutare, è chiaro che porterà via energie fisiche e mentali, però se l'affrontiamo nel giusto modo ci può dare anche un sacco di carica. E allora ti ringrazio Mauro per essere intervenuto a Sottorete e in bocca al lupo naturalmente a tutta la tua squadra e complimenti ancora per il risultato ottenuto in questo fine settimana. Grazie a voi per seguirci sempre, crepi il lupo e auguro a tutti una buona Pasqua. Allora, abbiamo sentito Mauro Rossato pronto per la Coppa Italia di B1 femminile, lui se la giocherà con le sue ragazze naturalmente ad Orvieto il 3 e il 4 aprile, ma restate con noi, dopo la pubblicità parleremo della Coppa Italia di B2 femminile che si giocherà in casa, alla Tisana. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Il meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport, coppe, trofei, targhe. Ampia scelta e prezzi competitivi oltre alla professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso lo trovi a Povoletto. E da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia, a Povoletto. Zanutta, il nostro mondo, è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo Dor 2000. Stile e qualità, i valori vincenti del Gruppo Dor 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del Gruppo Dor 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, Gruppo Dor 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità. Nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. CDA, un'azienda dove la tradizione è diventata un valore. In più di 30 anni abbiamo portato avanti politiche aziendali basate su trasparenza delle scelte di mercato, ricerca e offerta dei migliori prodotti, macchine di ultima generazione, software avanzati, efficienza dei servizi, rispetto per l'ambiente. Tutto secondo il criterio della massima qualità. Soluzioni per grandi aziende, uffici professionali, wellness e centri sportivi, sanità e luoghi pubblici, scuole. CDA, dal 1976 pensiamo alla tua pausa, senza pause.
voglio correre sull'erba, voglio sentirmi accarezzare da un prato verde. Società, affidati a The Green Carpet, specializzata in manutenzione aree verdi e impiantistica sportiva. Green Carpet ti offre un pacchetto completo a prezzi concorrenziali, comprensivi di semina, sabbiatura, concimazione e rizollatura. Un campo da Serie A è possibile anche nei dilettanti grazie a Green Carpet, che vanta lavori al Friuli di Udine e al Rocco di Trieste. Prendi cura del tuo campo. Io ne ho bisogno. Zanutta Fadalti, 18 punti vendita. La passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica. Il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e prodotti innovativi, visita il sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine. Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento. Rientriamo in studio per continuare a parlare dei risultati di quest'ultima giornata, la 21esima, per parlare di B2 femminile, con diversi risultati interessanti. La Libertas Trieste vince per 3-0 nel derby della giornata contro Chions e rimane a meno 6 dalla prima in classifica, un'altra regionale, la CDA Talmassons. La San Giorgina entra, ahimè, in zona rossa perdendo un match davvero difficile, bisogna dirlo, fuori casa contro il Molveno Trento, perdendo per 3-1. Una stagione difficilissima per le ragazze di Michela Bellinetti, che devono fare i conti con assenze importanti come per esempio quella dell'alzatrice Caterina Bini. E si festeggia invece in casa CDA Talmassons, perché sarà un match molto difficile contro la Spes Belluno, una squadra davvero agguerrita, e le ragazze di Stefano Castegnaro hanno vinto per 3-0, dando così una risposta a chi le voleva un po' in difficoltà dopo la sconfitta subita la scorsa settimana a Fraotte. CDA Talmassons, che così si conferma a più 6 dalla seconda, e naturalmente deve stringere i denti in queste ultime 5 giornate per conquistare il primo posto e così il passaggio alla categoria superiore. Andiamo subito a sentire che cosa ci hanno raccontato le protagoniste del match subito dopo la partita. Siamo con due delle protagoniste di questa sera, Zinaida Aliai e Caterina Di Marco, il capitano. Inizio da Zinaida. L'arrivo di gennaio è un arrivo molto positivo, direi, il tuo. Beh, diciamo che la squadra era già messa bene, aveva già fatto il lavoro ottimamente, direi. Io mi sono inserita, mi hanno accolto tutti a braccia aperte, dalla squadra allo staff, e non posso solo che ringraziarli tutti, insomma, per avermi ripresa dopo quasi 7-8 mesi di stop. E niente, quindi è bello tornare in palestra, è bello essere in mezzo a un gruppo così affiatato. Insisto con te per chiederti, questa vittoria alla vigilia eravate convinte che sarebbe stata così netta? Ma così netta no, l'obiettivo era di fare i 3 punti, di cercare di chiuderla il prima possibile, perché comunque dall'altra parte della rete c'era un avversario tosto, penso che si sia visto, e quindi più eravamo incisive più era facile da portare a casa. Insomma, ci siamo preparati tutta la settimana per fare questo, penso che l'abbiamo fatto bene. L'avete proprio fatto bene, Caterina, intanto complimenti ancora, e poi una prestazione che è stata davvero corale, tutte quante per un obiettivo.
Sì, esatto, l'obiettivo è stato centrato, come diceva Zinaida prima, abbiamo lavorato tutta la settimana pensando a questa partita come se fosse una finale, anche perché adesso chiaramente gli obiettivi sono due, sono molto importanti e bisogna stare attenti a come gestire la tensione, l'attenzione, insomma, quindi abbiamo pensato bene, fino a domenica, finché non finisce la partita contro Belluno, si pensa al campionato, adesso abbiamo questi 5 giorni per prepararci per la Coppa Italia. Allora, a ritorno da Zinaida per parlare di questa Coppa Italia. E è una manifestazione alla quale tu hai già partecipato? Sì, non ai quarti di finale, però sì, insomma, ogni anno viene disputata. E è un bel successo, insomma, per loro, sempre l'hanno fatto loro, metà del lavoro anche più. E quindi sono contenta, non vedo l'ora, insomma, perché è un grande evento, tutta la regione si è mossa bene, la nostra società si è mossa bene per cercare, insomma, di realizzarla al meglio e noi, insomma, come giocatrici cercheremo di dare il meglio. E come diceva Caterina, è difficile dividere in due le cose, ovvero giocare adesso questa partita e escludere completamente dalla mente l'impegno che avrete il 3 e il 4 di aprile. Ma diciamo che comunque è sempre una partita di pallavolo, è quello che facciamo in palestra ogni giorno da agosto, quindi noi la vediamo per quello che è, semplicemente una partita, e da giocatori andiamo lì per vincere e cercare di dare il meglio, appunto, che sia Coppa Italia, che sia campionato, penso che la mentalità sia quella sempre. Allora, molto decisa Zinaida e anche molto matura. Da capitano, queste parole... Capitano maturo. Maturo perché qualche volta c'è bisogno di esuberanza in campo, ma qualche volta c'è bisogno anche di qualcuno che sia razionale. Tu da che parte propendi? Chiaramente cerco di essere il più possibile razionale. È chiaro che nei momenti di difficoltà è sempre un po' difficile riuscire a rimanere calmi. Però questo in realtà diventa poi un vantaggio per noi, no? Nel momento in cui riusciamo a gestire la tensione, a mantenere la calma, come abbiamo fatto stasera, secondo me, riusciamo veramente a mettere in difficoltà l'avversario e poi a fare il nostro gioco, a imporre il nostro gioco, che è la cosa che chiaramente più importante, no? Importante. E per queste finali nazionali, l'accoppiamento con il Monselice ti è sembrato una cosa positiva o ti mette un po' di preoccupazione? Ma il fatto di essere accoppiati con Monselice è duplice la cosa, nel senso, l'aspetto positivo è che ci abbiamo già giocato in campionato, quindi comunque abbiamo anche possibilità di vedere altri filmati, essere sicuramente più preparati. E la cosa negativa è che chiaramente sarà uno scontro ad alta tensione, perché rispetto a una squadra con cui non ci sono precedenti, anche se in realtà secondo me la tensione comunque sarà alta, perché quando ti giochi una cosa così importante, chiaramente credo che sarà una bella partita, ecco. E questo lo sarà sicuramente. L'appuntamento per il 3 e il 4 aprile, la CDA Dalmassons giocherà alle 18:30, il 3 e alle, non si sa, il giorno dopo, però il terzo e quarto posto sarà alle 16 e poi alle 18 la finalissima primo e secondo posto. Non mi rimane altro che farmi un grandissimo in bocca al lupo e per darvi appuntamento il 3 aprile alle ore 18. E l'avete sentito dalle protagoniste, si avvicina l'appuntamento clou di questa stagione per le ragazze di Castegnaro, che saranno impegnate nella semifinale alle 18:30 contro il Monselice Euganea. Ma diamo anche un'occhiata alle altre partecipanti a questa Coppa Italia. Oltre a quelle che vi ho appena citato, ci saranno anche il Volley Club San Vitale Vicenza e la Megaride Napoli, Volley Napoli. Poi chiederemo alle protagoniste qual è esattamente l'accento, se è Megaride o Megaride, non vediamo l'ora naturalmente. Vi ricordiamo che tutte le partite saranno seguite in diretta streaming.
L'organizzazione della Coppa Italia è un evento molto importante, molto impegnativo sia economicamente che per l'impegno che tutti devono profondere in questo obiettivo, ed è stato possibile organizzarlo per la prima volta in Friuli grazie alla collaborazione di diversi comuni e di diversi enti. Venerdì scorso è stato presentato l'evento in provincia e allora andiamo a sentire le testimonianze raccolte da Francesco Tonizzo durante la conferenza stampa. Ma insomma è una giornata di grande soddisfazione oggi, dicevo prima, perché si è dimostrato un gioco di squadra importante per valorizzare il lavoro delle nostre ragazze e tutto il movimento del volley di Talmasons, che sta ottenendo ottimi risultati, tra cui anche il poter giocare questa finale. Allora, insieme a questo, le amministrazioni, insieme ai colleghi di Latisana e Lignano, sono messi a disposizione, abbiamo fatto anche noi squadra, siamo riusciti a portare in provincia di Udine questa grande iniziativa, che spero, ecco, coniughi anche, oltre che l'evento sportivo, anche le bellezze del nostro territorio, a cominciare da Lignano, della Tisana e anche da Talmasons. Per me, sindaco di Talmasons, è veramente, ecco, un risultato incredibile, ecco, avere sia la squadra, essere tra gli organizzatori di questa bellissima manifestazione. Ma penso che organizzativo abbiamo già vinto, sportivo non lo diciamo perché sennò mi tocca fare lo stesso gesto che ho fatto in un'altra intervista, però ecco, sicuramente penso che le ragazze, tutto il movimento del volley può essere contento del fatto che siamo riusciti a portare in Friuli Venezia Giulia, così come hanno detto i massimi rappresentanti della FIPAV friulana, è l'evento sportivo più importante della pallavolo in regione per il 2015, quindi ecco, su questo penso che è già un risultato importante che va a onore di tutti quelli che ci hanno dato una mano. Assolutamente, noi ci siamo, ci saremo anche in questa stagione estiva con altri importanti eventi, gli europei di basket, i giochi dell'Oxit che sono già stati programmati tra giugno e luglio. Devo dire che non si poteva assolutamente non cogliere l'occasione lanciata dal sindaco di Talmasons e che ha visto poi ovviamente anche la partecipazione del sindaco di Latisana, perché la città di Lignano purtroppo per le date aveva già gli impianti impegnati dai mondiali di twirling e quindi diciamo che Lignano si è resa disponibile con il proprio supporto logistico e legato al ricettivo per ospitare gli organizzatori e gli atleti che competeranno nell'ambito di questa importantissima manifestazione utile alla promozione di tre territori contemporaneamente. Quindi siamo molto contenti e penso che la sinergia tra gli amministratori locali possa veramente raggiungere obiettivi positivi che hanno ricadute importanti in ciascun territorio. Abbiamo fatto una grande sinergia con il comune di Lignano Sabbiadoro e anche con il comune di Talmasons per sfruttare i nostri impianti. Negli anni abbiamo fortemente investito, abbiamo un palazzetto dello sport che supera quelli che sono gli standard europei, per cui è riccamente richiesto per vari eventi. Questo ci rende felice perché noi siamo una zona turistica. Assieme a Lignano proroghiamo così di fatto o anticipiamo quella, come in questo caso, la stagione turistica, quindi per noi è un elemento di grande soddisfazione per avere anche la possibilità poi di vivere il territorio in rete, che è forse un esempio molto importante che oggi siamo riusciti a dare assieme anche a un altro ente che è la provincia. Ho avuto da tifoso più che altro, perché Latisana ha un passato storico importante in quanto la volley di Latisana ha raggiunto anche risultati importanti in Serie A, poi negli anni purtroppo sono cicli di vita che cambiano, comunque speriamo di riprendere presto i nostri massimi livelli. Abbiamo un vivaio riccamente importante su tante, non solamente sulla volley ma anche sul basket, e quindi speriamo che i risultati siano premianti. Ma sì, a livello organizzativo, come dici tu, l'abbiamo già vinta. Il fatto che oggi qui in provincia c'erano tutte le istituzioni, dai sindaci ai comitati regionali provinciali della FIPA, Falconi, quindi vuol dire veramente è stata una cosa sposata da tutti quanti con entusiasmo. Dal punto di vista sportivo, come dicevo prima, non ne stiamo ancora parlando più di tanto perché siamo concentratissimi sul campionato. Domenica avremo un incontro molto difficile con il Belluno, ma sicuramente il nostro primo obiettivo a questo punto rimane il campionato.
Le date della Final Four sono venerdì 3 aprile, ore 16:30, la prima semifinale giocherà Napoli contro Montecchio, la seconda semifinale a seguire 18:30 fra Talmassons e Monselice. E mi dicevi di biglietti? No, volutamente abbiamo messo l'ingresso gratuito perché vogliamo che sia un'occasione, una promozione per la pallavolo. Dicevo prima, al di là di vincere la Coppa Italia, per noi, per Talmassons, ma penso per tutti, anche per i nostri organi federali, sia quello di riempire il palazzetto della Tisana a dimostrazione dei grandi numeri che rappresenta la pallavolo dello sport in regione. Rientriamo in studio dopo una puntata davvero ricca di contributi filmati per ricordarvi ancora una volta che seguiremo in diretta streaming la Coppa Italia di B2 femminile, e forse sarete anche abbastanza stanchi di sentirmelo ripetere, però è un evento che vale veramente la pena di essere seguito. Vi ricordo le date: venerdì 3 aprile alle ore 16 e alle ore 18:30, queste saranno le semifinali, e le finali il 4 aprile. Si inizia con il terzo quarto posto alle ore 16 e la finalissima primo secondo posto, e speriamo tutti che coinvolga particolarmente la nostra regione, alle ore 18. Vi ricordo che tutte le partite si svolgeranno nel palazzetto di La Tisana e l'ingresso è gratuito, per cui davvero, se potete, venite in palazzetto, lo spettacolo sarà garantito. E se proprio non potete essere presenti nel palazzetto di La Tisana, vi ricordiamo che noi seguiremo tutte, ma proprio tutte le partite in diretta streaming. È molto facile, basta collegarsi sul sito www.fvgsportchannel.com e cliccare diretta volley. E ora è proprio tutto per questa puntata di Sottorete. Non mi resta altro che augurare a tutti gli appassionati del volley una buona Pasqua pallavolistica, naturalmente la nostra lo sarà, e ci rivediamo dopo le brevi vacanze.